LSP è stato utilizzato nell'educazione all'interno di strutture universitarie, con lo stesso scopo di creare dei team, aiutare magari gli studenti ad integrarsi, aiutare magari gli studenti a focalizzare quelli che sono gli obiettivi didattici. Quello che Ferrara sta facendo, quello che stiamo facendo con loro, è prendere nuovamente il metodo LSP, prendere i fondamenti teorici, costruzionisti di Papert e degli altri e declinarli a un'esigenza, declinarli a quello che è un bisogno, quindi fatto salvo il potenziale dei mattoncini Lego, fatto salvo quello che è una metodologia utilizzata nel management per creare team, si parte sempre dal presupposto che i team esistano già, siano dei team messi insieme più o meno a caso. Dalle risorse umane. Quello che vogliamo fare ora è cambiare ulteriormente quello che è il target di LSP e sperimentare come può essere utilizzato per creare team basati non più sul fatto che queste persone già lavorano insieme e sono costrette a lavorare insieme, ma sul creare dei team che siano funzionali in base a delle mappe cognitive. Dalle mappe semantiche. Sperimentazione c'è sempre, ogni volta che si ha a che fare con creatività e persone. L'obiettivo di questo workshop, però, è meno sperimentale di quanto non sarà a breve, nel senso che l'obiettivo di questo workshop è cercare di capire se gli studenti dell'Università di Ferrara, che attualmente sono stati divisi in gruppi di lavoro in base alle esperienze personali, ai gusti personali, alle scelte individuali dettate da fattori che possono essere vari ed eventuali, capire se questa loro scelta, quindi se questi team effettivamente condividono dei saperi, dei valori che quindi poi possono essere capitalizzati all'interno del gruppo stesso. E quindi andare a studiare quelle che sono le dinamiche del gruppo basate sulle specificità dei singoli e capire esattamente che cosa il gruppo andrà a fare, quali sono i saperi che si mettono in piazza, quali sono gli obiettivi, le aspettative del singolo e le aspettative del gruppo, come vengono negoziate, mediate e condivise attraverso un workshop Lego. Al momento quello che si sta facendo è cercare di capire se i criteri spontanei di aggregazione dei gruppi sono effettivamente efficaci e se sì, perché? Quindi quali sono gli elementi che effettivamente sono positivi nell'aggregazione spontanea e se no, perché? Quindi quali sono le criticità che emergono dal fatto di avere un'aggregazione senza alcuna base scientifica. Quello che Ferrara sta facendo e sta pensando di fare è proprio quello di sfruttare quello che sono conoscenze e competenze di settori diversi, quindi legati alle teorie costruzioniste, basate di LSP, utilizzare altre teorie e cercare di sviluppare una metodologia, un'esperienza in cui si riesca a mappare e a capire quali persone possono potenzialmente collaborare meglio e creare dei gruppi che siano più efficaci, più efficienti da un punto di vista operativo, basati sulla combinazione inedita, perché ancora non è stato mai fatto alcunché del genere, in cui combinando LSP, Lego Serious Play, dei workshop modificati e l'analisi, un tipo di analisi semantica che si chiama LSA, analisi semantica latente, si andranno a creare delle mappe cognitive individuali e cercare dei match e dei criteri che ci permettano di prendere gli studenti e creare dei gruppi. Quest'anno faremo il controllo, appunto, come giustamente dicevi, e cercheremo di capire se, in base a questa teoria o quest'idea, le persone che si sono aggregate spontaneamente erano le persone giuste per quel lavoro, per quel gruppo, per quel progetto. E se i gruppi non hanno funzionato o hanno funzionato, quali erano gli elementi? Sia guardando alle specificità di ogni partecipante del workshop e al tipo di attività di lavoro che ha svolto all'interno del gruppo, capire come
e quali sono gli elementi di forza o di debolezza dell'individuo all'interno del gruppo e se effettivamente il gruppo ha sfruttato pienamente il potenziale e soddisfatto le aspettative degli studenti. L'anno prossimo, poiché i gruppi verranno formati in base a un altro criterio, avremo il confronto tra quello che sono i risultati fatti con l'analisi semantica e con l'analisi e utilizzando anche network theory, teoria delle reti, per valutare l'interazione e vedere effettivamente se c'è stato un miglioramento nel tipo di attività, nel grado di soddisfazione e capire se questa può essere una metodologia che può essere utilizzata per la creazione di gruppi. Esistono colleghi che lavorano insieme da una vita, alcuni si piacciono, altri non si piacciono, alcuni sono forzati, alcuni sono stati scelti dall'HR per X ragioni, però sono costretti a lavorare, non si sono scelti. Questo crea ovviamente tensioni, poi ci sono le rivalità tra i vari dipartimenti. In questo caso hai il processo inverso, quindi non hai un team che è già costituito, che devi far funzionare, devi creare un team che funzioni dal nulla. Quindi prendi i singoli individui, cerchi di capire chi è l'individuo, avere un'idea di quella che è la sua impostazione filosofica, la sua visione ontologica del mondo e dell'universo, e cerchi di mettere insieme, accorpare le persone in base a quello che è la finalità del progetto e quello che è la potenzialità, la potenziale potenzialità dell'individuo. Latent Semantic Analysis è un metodo di analisi statistico, è stato sviluppato negli ultimi 10 anni fondamentalmente. Non è ancora ampiamente utilizzato perché nelle scienze sociali si tende a utilizzare metodi di analisi qualitativa e non quantitativa, mentre questo metodo LSI è un metodo quantitativo, statistico. Diciamo che si combineranno e il metodo di analisi poi verrà raffinato, però la base da cui si parte è appunto la potenzialità di creare delle mappe che raccolgono quelli che sono i concetti base di ogni individuo e quindi raggrupparli in base a delle mappe che vengono create a priori con quelli che sono i leader e coloro che guideranno i ragazzi nei progetti in maniera tale da creare dei gruppi che siano coesi e quindi intrinsecamente molto uniti o che abbiano comunque una base che permetta o faccia sperare che ci siano buone possibilità che il risultato sia quindi un risultato organico, un risultato funzionale e che non ci sia, perché in ogni gruppo esiste, l'elemento disturbatore che semplicemente era nel gruppo sbagliato.